Buonasera a tutti ragazzi, sono Kernel Ren e oggi vi voglio portare un fantastico video. Oggi non giocherò con l'account mio, ma gioco con l'account di mia ragazza, perché l'account di mia ragazza tengo capelli scombinati, perdono. Gioco con l'account mia, aiuto troppa luce nella faccia. Mi sento come cinese, clandestino. Stavo dicendo, gioco con l'account di mia ragazza perché l'account di mia ragazza tiene 101 palle. Faccia di cazzo, questo account io rubo. Account mio, 101 palle, non scioppa neanche. Mannaggia Cleramica, voglio pure io questo account. Dicevo. Oggi gioco con squadra di mia fidanzata. Voi direte perché giochi con squadra sua quando tieni squadra tua? E io vi rispondo, perché il video dove sta scritto ragazza fa tante visualizzazioni. Ora voi vi chiederete perché stai parlando così. La mia risposta è veloce, semplice, e allo stesso tempo completa ma incompleta. Sto parlando così perché sto vedendo delle cose su YouTube che fanno rivoltare lo stomaco. Senza dire chi, senza dire dove, senza dire perché, vi dico soltanto che questo ambiente, che non è un ambiente perché siamo tre gattini in croce, questo ambiente, soprattutto parlando di Capitan Tsubasa che su YouTube è un ambiente non piccolo ma di più. È un ambiente di merda. Voi direte perché? Perché ci sono persone che pur di fare visualizzazioni, pur di prendersi meriti, pur di farsi notare, venderebbero la mamma. Letteralmente venderebbero la mamma. E nel caso in cui glielo fai notare che stanno facendo un errore, stanno facendo un'azione che non si dovrebbe fare, o che stanno facendo qualcosa di strano, il risultato è un cancello commento o un cancello video. Considerando che molte volte delle persone possono, chi c'ha a porta? Degli YouTuber possono essere anche famosi, diciamo famosi per modo di dire, perché comunque nell'ambiente di Capitan Tsubasa, come dicevo prima, siamo molto pochi, quindi famoso tra virgolette. Avere comportamenti di questo tipo è altamente ridicolo. Però, senza iniziare discussioni, senza iniziare guerre, senza iniziare cose così, ci fermiamo qua. Chi mi conosce o chi segue YouTube ha capito tranquillamente il mio pensiero. Chi non segue, eccetera, eccetera, non c'è bisogno che lo capisca, non perché deve essere una cosa segreta, ma perché è una cosa che lascia il tempo che trova. Una bambinata, insomma, non da parte mia almeno. Ragazzi, come dite, non ci vedo molto bene perché non ho gli occhiali, solita storia che non finirà mai. Io suppongo che lui tiri, ma mai dire mai. Nel caso in cui tira, vi ricordo che purtroppo l'account della mia ragazza c'ha Gino a porta, e quindi non finirà nel migliore dei modi. Ok, una bella ginocchia. È arrivato il cibo, la mia ragazza mi ha cucinato, in quanto io sono incapace di cucinarmi da solo, questa è una cosa che non vi volevo dire. Ma io ho un'incapacità nel cucinarmi da solo. Quindi ho bisogno di, purtroppo, ho bisogno della mia ragazza. Ah, il piatto scotta! Aiuto! Ok, raga, non ve lo posso far vedere. Comunque, quello che vi volevo dire è che io sono un bambino bravo e io porto video simpatici. Io non voglio fare discussioni e quindi tutto a posto. Quello che è bello è bello, quello che è brutto è brutto. Io gioco per divertimento, altra gente gioca perché vuole fare figo. E io faccio sfide, io sono forte. In ogni caso, che bella fine di YouTuber che portano Ale Benjamin, quanti siamo? 6, 7 su contate. Cioè, YouTuber, che io non sono YouTuber, prometto come YouTuber, mi piace. Sì, sono YouTuber, sono famoso. Comunque, raga, a parte scherzi. È soltanto un troll che mi sta passando per la testa che lascia il tempo che trova, lasciatemi perdere. È una stupidaggine. Ok, il mongo spastico ha tirato, gli è entrato pure il critico arcobaleno e quindi me lo ficca nel. Ah!
Gino! Ma tu mi esci di se fai così? Ma che cosa hai parato? Gino del mio cuore! Gino, Gino, Gino! Questa tira! È finita! Gino, questa è la lavara! Gino! Andiamo! Che c'è? Lasciami stare. Ha fatto un salvataggio, lascia sta. Veramente Gino ha fatto, devo essere onesto, Gino ha fatto un salvataggio incredibile. Mamma mia, su G! Si offuoca a mare! Ragazzi, sta partita che doveva, il primo tempo doveva finire già da mezz'ora, sta continuando perché la palla continua a finire fuori o continua ad andare a lui e quindi stiamo continuando sta cazzo di partita da 3 ore, mannaccia, la cleramica nera infame. Ok, ora segna, lui segna, che è calma? Perché calma? Perché calma? Che è successo? Che è successo? No, ho capito? Io, che ho fatto? No, raga, il Gino si è fatto segnare al 54esimo. Ma perché sarebbe colpa mia, scusami? Io ho fatto tardi. Ma ah, ok, ok, sì. No, aspetta, uè, ma ti mangia le chiavi. Ragazzi, c'è una ragazza. C'è una ragazza cosplayer che c'ha un gatto che cerca di mangiarsi gli aghi. Aiutatemi, per favore, San Gennaro! Mi doveva uccidere a me quando ho detto mamma, faccio pure le colpe. San Gennaro! Mi doveva uccidere! Addosso, San Gennaro! Ma perché hai tutto qui? Non potevo solo guardare gli altri. Dai, non mi potevi fidanzare, ma voglio una normale. Non mi guardarlo. Ma allora non inizia a fare sempre il tempo. Ne puoi sempre andare. Nessuno ti costringe. Hai capito? Maro, raga, che ginocchiate nei denti. Questo ino che ci dà queste soddisfazioni. Tiro rotante doppio capriola. Vuota cazzo! Vai! Vai, Ino! 2-1, Ino! Uccidiamo il giapponese! Ino, Ino, figlio di. Buona donna. Ragazzi, passaggio. Wow, 7000 di passaggio. Dini, la faccia del salsiccio. Neanche i miei personaggi sul mio account c'hanno. Passa Brian Cruyff. Passa Brian. Ragazzi, palla per Brian. Palla a terra. Questo è il momento della verità. Ci darà soddisfazioni anche sull'account della mia ragazza? Tutto in questo episodio di Capitan Tuzzbagzbaza. Il subagnata segna, Brian, segna! È il tuo momento, è il nostro momento! Siamo qui only for you! No, oh, non ha segnato! Brian! Che cosa? Eh? Che hai detto? Brian è il fuoco a mare! Ragazzi, purtroppo questo è un altro gol che prendiamo. Gino non riuscirà. Gino non riuscirà a parare pure questa. Gino! Ragazzi, l'unica possibilità è passare la palla a Santana. Tu perché cerchi di segnare con Brian? Brian non segna. Devi far segnare a Nitta e Santana. Non può segnare, non può segnare Nitta in questa occasione. Perché blu il loro portiere. Ci sto provando a riprovare. No, non mi deprimo. Combattivo fino alla fine. Siamo al 34esimo però. Quello è il problema. Dai. Pareggio. Infame senza cuore. Come ti avvicini? Ragazzi, purtroppo questa partita è persa. Dovevo far tirare Santana. Ho sbagliato. Ahimè. No! No! Se riesco a togliere la palla ce la posso ancora fare. Ti prego, Misaki, ti prego. Fai questo miracolo di Sant'Antonio. No.
Niente da fare, raga. Purtroppo questa partita è persa. Spero viziati divertiti. Perché anche se ho perso, io mi sono tanto divertito. Così divertito. Ticino parato, pallone, passa a Santana in profondità. Ma vaffanculo, ci ho provato. Ragazzi, io spero che voi divertite in questo mio nuovo video che io avrei fatto di Zab Zire solo per voi. Siccome mia ragazza sta cucendo per fare cosplay per domani, perché domani ci sta fiera, io tra poco faccio altro video in cui probabilmente forse vinco. Vi ringrazio sempre per guardare le mie partite. Vi auguro una bel Zab Zira, perché il mio non sarà un bel Zab Zira. Vi auguro un bel Zab Zira e vi do tanti baci colorati, tanti baci tedeschi. Io ora mi mangio un attimo, guardate, vi faccio vedere, mi mangio questo bel piatto di gnocchi che sembra la merda, visto così. Vabbè, comunque è un bel piatto di gnocchi, gnocchi col pesto, perché io ho creato i gnocchi col pesto, sono anche uno chef, ebbene sì. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto perché io mi sono divertito, anche se è finita male. Mi sono divertito, spero che vi sia piaciuto anche a voi. Ci becchiamo tra poco con un altro video.